Grazie Presidente. Io vorrei portare in quest'Aula due storie. Inizierei da Simona. Mi chiamo Simona, ho 40 anni e vivo in Italia. Da ragazza adoravo il calcio. Non è stato facile portare avanti la pratica agonistica, ma ho trovato un ambiente accogliente, stimolante e questo mi ha permesso di non rinunciare agli studi. Ho studiato economia. Colleghe della Lega, per favore. Grazie. Non è stato facile laurearmi in tempo a pieni voti. L'università richiedeva una preparazione altissima, però ce l'ho fatta. A 22 anni sono rimasta incinta, non volevo rimanere incinta. Non è stato facile abortire, ma quando ho realizzato che non ero pronta a gestire un figlio mi sono rivolta all'ospedale più vicino a casa e in pochi giorni ho fatto tutto. Lavoro in una grande azienda, non è stato facile diventare amministratrice delegata, ma sono entrata in azienda da neolaureata, ho lavorato sodo e sono retribuita esattamente come i miei colleghi uomini e sono arrivata fin qui, a questo punto. Sono stata vittima di uno stalker. Non è stato facile liberarsene. Ho avuto bisogno di tempo prima di riuscire a denunciarlo, ma dalle istituzioni ho trovato sostegno pratico e psicologico e sono tornata finalmente a vivere. Con mio marito volevamo allargare la famiglia. Non è stato facile conciliare lavoro e maternità. Avere una figlia ha voluto dire rimodulare la nostra intera vita. Ma pensi che ci siamo divisi il congedo parentale e la cura della piccola ed è stata un'esperienza che ci ha fatto crescere entrambi. Abbiamo addirittura scelto l'asilo pubblico vicinissimo a casa, gratuito, con gli orari che ci permettevano di passare a prenderla quando finivamo il lavoro. E poi, lo voglio dire, a volte mi pesa essere mamma e non è facile ammetterlo. Ho avuto molto paura del parto e nei primi giorni non riuscivo ad allattare. Essere madre è faticoso. Sento il bisogno di dedicare del tempo a me stessa per stare bene, ma intorno sono fortunata perché ho una rete di servizi e di persone che rende possibile tutto ciò e pensi, non mi sento in colpa. Ora arriviamo alla storia di Claudia. Claudia ha 40 anni e vive davvero in Italia, vive davvero in questo paese, nel 2023. Da ragazza adorava il calcio e no, non è stato possibile portare avanti la pratica agonistica. La mia famiglia non voleva che facessi uno sport da maschio, a scuola mi dicevano che è solo per lesbiche. Ho studiato economia e non è stato possibile laurearmi in tempo a pieni voti. Quando mia mamma si è ammalata, me ne sono fatta carico io, perché mio padre e i miei fratelli non sapevano da dove iniziare e purtroppo non potevo permettermi un sostegno economico con un aiuto esterno. A 22 anni sono rimasta incinta senza volerlo e no, non è stato possibile abortire. Non avevo i mezzi economici per crescere un figlio e non mi sentivo pronta a farlo, ma nella mia regione non c'erano medici disponibili a praticare l'aborto e quindi avrei dovuto spostarmi di centinaia di chilometri e la mia famiglia non mi ha sopportato e supportato in questo. Lavoro in una grande azienda, ma non è stato possibile diventare amministratrice delegata. In anni di lavoro sono passata da tirocini a stage sottopagati, a contratti a tempo determinato. Nei primi colloqui i responsabili delle risorse umane mi chiedevano se avessi voluto avere figli e quando vedevano la mia fede al dito, beh, mi dicevano le faremo sapere. Con mio marito volevamo allargare la famiglia, ma non è stato possibile conciliare lavoro e una nuova maternità. Ho contratti precari, guadagno il 30% in meno dei miei colleghi uomini che svolgono il mio stesso lavoro. Se rimanessi incinta vedrei sfumare le possibilità di rinnovo e non avrei diritto alla maternità, mentre mio marito avrebbe pochi giorni di congedo parentale. Se trovassimo posto in un asilo nido pubblico potrei forse al massimo lavorare part-time. Per carità, quello privato non me lo posso assolutamente permettere. A volte mi pesa essere mamma e non è possibile ammetterlo in questo paese. Ho ricordi terribili del parto, avevo dolori fortissimi, ma non mi hanno fatto l'epidurale. Tante volte non mi reggevo in piedi, ma io dovevo gestirlo da solo quel bimbo. A casa non riuscivo ad allattarlo, ma nessuno mi ha spiegato cosa fare. Negli anni ho sentito tante volte, e lo voglio dire qui, il bisogno di dedicare del tempo a me stessa. Ma tutti mi dicono sempre che le mamme sono felici perché sono mamme e imparano da sole. Allora chiudo, Presidente. Purtroppo l'Italia in cui viviamo oggi non è quella di Simona, ma è quella di Claudia. È un paese in cui le opportunità che una persona ha non sono dettate dai suoi pregi, dai suoi difetti, ma dove il genere purtroppo continua ad avere un peso, in cui le donne vengono schiacciate da aspettative irrealistiche e al contempo da pesi insopportabili. E quindi noi abbiamo il dovere di fare e di fare molto. Dobbiamo introdurre misure per un'effettiva parità salariale tra uomini e donne, equiparare i tempi di congedo di paternità e maternità, aumentare i posti negli asili, ampliare i loro orari di apertura e abbassare i costi. Dobbiamo prorogare senza esitazione opzione donna per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, che spesso hanno fatto lavori precari, e dobbiamo
legiferare e investire per stare accanto alle donne coraggiose che denunciano, per non lasciarle da sole il giorno dopo il coraggio di quella denuncia. E concludo, Presidente. Dobbiamo lavorare tanto, ancora tantissimo, tutte e tutti insieme, perché l'Italia si allontani dal paese retrogrado in cui vive Claudio, in cui siamo ancora oggi, nonostante i passi in avanti, e si avvicini al paese civile in cui vive e che purtroppo ancora oggi sogniamo, Simona. Grazie. Grazie a lei.